Oggi ci troviamo all'Accademia di Belle Arti di Ravenna per incontrare Silvia Naddeo, allieva del biennio specialistico di mosaico e vincitrice del Premio Nazionale delle Arti 2009-2010, sezione decorazione, con l'opera It Meet 2009. Silvia, ci racconti un pochino com'è nata la tua passione per il mosaico e come da Roma sei arrivata fino a Ravenna? Diciamo che la passione per il mosaico è nata tra i banchi di scuola all'Istituto d'Arte ISA Roma 2. È stato un po' casuale perché appunto ho fatto discipline pittoriche dove appunto tra le varie materie c'era anche mosaico e qui insomma appunto è nata questa passione che mi ha portato fino qui a Ravenna all'Accademia di Belle Arti che appunto dove appunto si studia il mosaico a 360 gradi. E te l'aspettavi di vincere il Premio Nazionale delle Arti nella sezione decorazione? In realtà è stata un po' una sorpresa, una piacevole sorpresa e sono molto felice appunto portare il mosaico al di fuori di Ravenna in un concorso anche così importante. Il giorno ufficiale per la premiazione è l'8 luglio, in cui tu tornerai a Roma. Cosa ti aspetti da quella serata, insomma, da questa giornata di premiazione? Ma sarà una serata sicuramente interessante per il fatto che comunque ci saranno molti eventi collaterali perché comunque si svolgerà appunto all'Accademia Nazionale della Danza e verranno fatti appunto spettacoli di danza appunto e allo stesso tempo insomma anche vedere gli altri artisti vincitori per un possibile confronto. Come pensi che il mondo dell'arte percepisca il mosaico dal tuo punto di vista? Ma diciamo che in questo momento è un momento un po' difficile per il mosaico. Purtroppo si vede anche nelle grandi fiere, anche l'arte fiera, ci sono dei lavori, ma sono veramente pochissimi rispetto a quanto il mondo dell'arte musiva offre oggi. Spero che appunto in futuro si cambi un po' traiettoria da questo punto di vista e che sì, le sorti del mosaico vengano rialzate. Purtroppo il problema principale fino ad ora è stato che comunque il mosaico viene legato un po' a un'immagine un po' antica. L'idea appunto del mosaico legato alle chiese e non si sa appunto di queste nuove possibilità che può offrire il mosaico e le persone appunto che lo usano come proprio linguaggio, che sono molteplici.